Matteo, seconda tappa, vittoria in italiano, la maglia cambia, rimane sempre in terra australiana, ma direi che anche oggi il biglietto da visita che la Regione Liguria ha mandato in Mondovisione è qualcosa di unico e di fantastico. Sì, non è cambiata la maglia rosa, non è nemmeno cambiata la, diciamo, la bellezza che abbiamo proposto al mondo intero. Abbiamo fatto su due tappe una doppietta unica nel suo genere. Ieri abbiamo promosso la pista ciclabile della Riviera dei Fiori e oggi una tappa eccezionale, anche diciamo difficile, perché probabilmente con il caldo qualcuno ha sofferto nelle salite che si sono trovati ad affrontare, quindi una scommessa vinta e non vediamo l'ora che sia domani per goderci un'altra tappa eccezionale che andrà nel più remoto entroterra della nostra regione a toccare comuni che hanno numeri anche questi eccezionali. Propata che ha 91 residenti, Rondanina 66 a 1000 metri d'altezza, un sali e scendi interessante. Secondo me oggi molti corridori e anch'io guardando l'altimetria della tappa avevano sottovalutato Prato Zanino, che però era una bella salita visto che Contador aveva messo tutti i suoi della Tinkoff davanti a tirare. Sì, diciamo che per me è una doppia soddisfazione, perché io sono nato, diciamo, per metà in quei territori, diciamo, io lì sono radicato, e quindi che Prato Zanino, Scialborasca e Lerca abbiano fatto la differenza sicuramente è un motivo di soddisfazione, ma come la Regione Liguria ha veramente delle scoperte infinite anche per chi magari ha studiato il percorso, e quindi qualcuno probabilmente l'ha sottovalutato, sicuramente il caldo non ha aiutato, però quella era una salita insidiosa che ha fatto non classifica perché poi si è arrivato in volata, ma qualcuno si è trovato in difficoltà sicuramente. Senti, questa è una regione che ha delle potenzialità enormi. L'altro giorno io ricordavo che proprio la vocazione turistica la scoprì con l'Expo del 92 a Genova. Da lì Genova è diventata, anche la Liguria, una città a vocazione turistica. Sì, lo è diventata, diciamo che ci siamo un po' fermati, ci siamo un po' seduti sugli allori, ma credo che nell'ultimo anno abbiamo dimostrato come vogliamo ripartire. Abbiamo avuto grandi eventi sportivi, questo indubbiamente è incredibile, irraggiungibile, una manifestazione a livello mondiale, però le finali del campionato primavera, stiamo investendo tantissimo sulle manifestazioni outdoor. Credo che la Liguria possa creare tanti posti di lavoro puntando su un'economia che leghi mari e monti, quindi possiamo rilanciarci con una nuova industria, l'industria del verde, l'industria dell'outdoor. Appuntamento domani sulle grandi montagne dell'entroterra da Rapallo a Sesti Levante, poi altre montagne, altre difficoltà e altre bellezze liguri nella tappa che ci porterà alla Spezia. Sì, tanti pensano che la Liguria sia una regione soltanto di costa. Rapallo e Sesti Levanti sono separati da una ventina di chilometri. Questa volta per arrivare da Rapallo a Sesti Levanti bisognerà percorrerne 136, quindi domani guardatevela e godetevela.